Buongiorno, 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 buongiorno. Viaggio, siamo pronti. Stamattina stiamo facendo il giro, prendiamo i ragazzi a casa e per portarli in struttura e cominciare le nostre attività. Buongiorno signora, ciao Maria, come andiamo? Noi bene, è da un po' che non ci vediamo, vieni Maria, dai. Certo che sei sempre sei pulita, dai scendi, vieni. Buongiorno signorina. Buongiorno, buongiorno. Eh certo. Aspetta Rita che apriamo. Vai tesoro, vai. Sì, si parte dalla struttura, dall'IFAS di mattina e andiamo a prendere i ragazzi ognuno a casa sua e poi li riaccompagniamo al centro. E con loro anche nel pulmino si scherza, si parla. Si mantiene sempre allegra perché io sono sposato a una famiglia. Quando io vengo qua e salgo sul pulmino mi dimentico tutto, diventa un altro viaggio. Un viaggio che mi dura fino a stasera, fino a quando prendo la macchina e vado a casa. Io cambio, non che cambio personalità, cambio stile di vita perché con loro, capito? Loro ci coinvolgono tantissimo. Ti gasi tanto. La nostra non la puoi descrivere, capito? La nostra Rosanna sempre ci ha detto la nostra è una missione, non è un lavoro. Sì, a volte è una missione, però è una missione. Anche loro fanno una missione per noi, sono anche loro importanti per noi. Buongiorno, non sono Biagio, sono Anita. E allora facciamo una conta. Mamma, conto uno, cosa mi dai? 50. Prima io. Biagio. Chi si mette prima? Allora facciamo un pezzettino ciascuno. Allora compiamo uno, due, altrimenti devi essere su curva. Alla gita andiamo. Mamma che ci venga la dita, ma non lo sa la mamma se ci dobbiamo andare. Lo sappiamo solo noi. Buongiorno. Dai un bacio alla mamma. Oggi è una bellissima giornata. Finalmente, come dove ti metti? Qua? Dove ti siedi tu? Qua di solito? Ho dimenticato di aprire la pedana. Ciao ragazzi! Saluta! Saluta! Noi stiamo andando a prendere il caffè, è da 19 anni che facciamo, diamo questo servizio col pulmino, con Biagio,
La mattina andiamo a prendere i ragazzi a casa, infatti Rita si gira per guardare e nel pulmino sono... ci coinvolgono, noi ci coinvolgiamo insieme a loro, ognuno di loro, come dicevo prima, ha il suo posto perché sono delle persone molto abitudinarie. E scherziamo, infatti c'è Mirko che si sta ammazzando dalle risate perché Biagio, il mio collega, fa un po'... scherza. Scherziamo sempre, vero Giovanni? È vero? Sì? Andiamo a prendere il caffè oggi. Ecco, il caffè. No, basta con questo caffè, mi fate licenziare. Buongiorno. Allora, l'ha ricevuto. Vieni, Lauruccia, vieni. Buongiorno, signorina. Aspetta, Laura, che prendiamo lo zainetto. Ok, vieni. Coprirlo tutto, deve essere proprio un giallo splendente. Mamma, è il sole. Una famiglia che si scontra col problema di disabilità è una famiglia che noi famiglie, diciamo, chiamiamo speciali, perché è una famiglia che ha una vita diversa da tutte le altre. Quando nasce a casa una persona disabile, tutto il mondo ti cambia e cambia tutto nella vita di una famiglia. Io lo dico da sorella perché ti cambia la vita, perché devi seguire questi fratelli, queste sorelle, come se fossero figli tuoi. Se vuoi aiutare e vuoi sostenere la tua mamma, il tuo papà, devi essere anche tu protagonista del problema disabilità. Purtroppo chi non vive il problema della disabilità non sa che cosa significa, cosa vuol dire avere a casa, accudire 24 ore su 24 una persona disabile. Non sa cosa vuol dire essere respinto a scuola, vedere la mamma che piange in silenzio, non andare in giro. La cosa più difficile è guardare gli occhi delle persone, no? Che ti guardano, che ti giudicano, ti guardano male, no? Noi siamo stata una famiglia fortunata perché tutta la famiglia si è unita intorno al problema della disabilità. I nostri disabili sono stati sempre con noi. Abbiamo cercato come famiglia di fare una vita così normale, però sono gli altri che non ti fanno vivere questa normalità, perché la scuola non li accetta, nel tempo la scuola non li ha accettati, la società non li ha accettati, tutti lo vedono come un problema e quindi tu ti convinci che è un problema. Però nella quotidianità di famiglia questo non lo senti, perché sono così. I miei fratelli sono nati così e per noi la ricchezza è questa, che siano nati così. Sono gli altri che ti fanno vedere la diversità. Allora, quello che tu capisci è l'importanza della vita. E non è una frase fatta, una frase scontata. Quando tu hai a che fare con la disabilità, tutti gli altri problemi ti sembrano inutili. Sciocchezze, i litigi tra i familiari, le cose che si sentono, tutto. Tu diventi una persona diversa dalle altre, perché dai un'importanza diversa alle cose. Tu metti davanti a tutto i valori, la vita, l'importanza delle piccole cose. E poi ho imparato una cosa soltanto, penso, in tutti questi, quello che hanno imparato tutti, che loro sono le persone vere. Noi lo dico sempre agli altri, sono le persone che non ti giudicano, le persone che ti vogliono bene per quello che sei. Tu entri qua la mattina e loro ti abbracciano, ti baciano, sono sempre felici. Perché loro sono istintivi, capiscono nelle persone il profondo, capiscono la persona che sei e ti trattano
per quello che sei, insomma, non senza pregiudizi e senza maschere soprattutto. Ciao Valentino. Ciao. Come stai? Bene. Sto bene? Noi cerchiamo tutti i giorni, giorno per giorno, di dare dignità ai ragazzi. Come? Lavorandoci insieme e organizzando la loro giornata. Cosa che tu voglia bene? Perché è importantissimo organizzare le giornate, perché io sono sempre partita da questo presupposto che i nostri ragazzi, i nostri figli non riescono ad organizzarsi. Quindi dietro di loro ci deve essere sempre, e dico sempre, una persona che deve organizzare la loro vita. Questa è stata la mia partenza, perché io la disabilità l'ho vissuta sì, all'inizio come un lutto, perché è così. Però poi mi sono detta è inutile piangersi addosso, non serve a niente. E allora mi sono alzata le maniche, ho cercato di far vivere una vita dignitosa, all'inizio solo ai miei figli, però questo non mi bastava in ogni caso. E quindi ho cercato per tanti anni, non è stato facile, e mi sono guardata intorno e vedere che cosa facevano gli altri, perché purtroppo sono stata molto in giro per l'Italia. E da questo ho capito che una dignità la potevo dare ai miei figli, ma anche ad altri, perché da solo non si va da nessuna parte, solo cercando di organizzare la loro vita. La loro vita si poteva organizzare solo attraverso un centro diurno, perché restare a casa da sole non portava a niente, portava solo a disperarsi giorno per giorno e organizzare solo la mia e la loro giornata, il che non portava a niente, anche perché più passavano gli anni più mi rendevo conto che ai miei figli io non bastavo più. Loro avevano bisogno di altro e da questo è partita l'idea di costituire l'associazione e da questo è nato il Centro di Urlo. Le difficoltà sono state tantissime perché non tutto è stato facile, perché molte volte non si è capito, non si è voluto capire che la disabilità è una condizione, non la si sceglie e molte volte le istituzioni non sono state vicine a quello che è appunto, ma la disabilità in genere, non parlo solo del centro AIFAS, e questo secondo me è una barriera mentale che toglie dignità a noi genitori e di riflesso ai nostri ragazzi. Perché ci sono tante leggi che sono state disattese e ci battiamo per questo, continueremo a batterci per questo aver raggiunto questi traguardi che per me genitore, non parlo di presidente, io parlo sempre da genitore, per me genitore, se mi fate una domanda, cos'è il tuo sogno? Io i miei sogni li ho realizzati, ho il centro diurno, la degenza temporanea, è il dopo di noi, quindi il mio sogno di madre l'ho realizzato, io so che quando non ci sarò più i miei figli hanno un loro avvenire, così come lo si dà ai figli cosiddetti normali, penso io insieme agli altri genitori di aver dato un futuro a questi ragazzi. Okay.
Vedi tu questi per piacere. No, bene, sì. Ma lui vuole i prodotti. Quale vuoi? Questi prodotti? No. E quali dobbiamo quelli per. Ci sfoggiamo tutti. E dopo? Le difficoltà in ogni caso ci sono e ci saranno sempre. Se appunto le istituzioni non riconosceranno l'handicap come purtroppo una condizione e aiutarci in questo senso, perché noi abbiamo fatto tanto, abbiamo fatto tutto quello che potevamo, ma le istituzioni ancora devono fare tantissimo. Degli operatori si prende un gruppetto e diventa comunque custode di quel gruppetto, perché sennò non riusciamo a organizzarci. E facciamo. E intanto Biagio con il suo gruppo va dentro le stalle. Va bene? I nostri ragazzi sono ragazzi che in qualsiasi attività si coinvolgono, sono sotto questo punto di vista meravigliosi, perché la qualsiasi per loro diventa importante, diventa un modo per giocarsi, per divertirsi, per gioire insieme. Oggi siamo qui a fare equitazione ed è una festa, è una grande festa. È da tanto che facciamo equitazione, sono cresciuti nel tempo e ormai riusciamo a pulire le stalle bene, riusciamo a pulire i cavalli, riusciamo a sellarli. Sono quasi quasi diventati maestri fra di loro. Il più esperto che aiuta il più piccolo che inizia a fare questa esperienza. I nostri ragazzi sono ragazzi che hanno una musica dentro. La loro musica è una musica sottile, leggera, quasi impercepibile. E allora dico sempre ai genitori che i nostri ragazzi hanno bisogno di un'orchestra grande per essere sentiti. E gli strumenti di questa orchestra siamo noi. Se noi riusciamo ad entrare in sintonia, se noi riusciamo a suonare all'unisono, allora la voce dei nostri ragazzi, i bisogni dei nostri ragazzi riusciranno ad arrivare oltre, a raggiungere tutti. Noi insieme possiamo fare grandi cose, ma l'uno ha bisogno dell'altro. Un'associazione come la nostra non può esistere senza i genitori, perché sono loro che ci danno quell'energia importante per superare qualsiasi ostacolo. Sono loro i genitori dei loro figli, sono loro che danno voce ai loro figli e che gridano con coraggio quello che sono i bisogni dei loro figli. Abbiamo una crisi nelle istituzioni, abbiamo una crisi dei valori, stiamo vivendo forte questa crisi. Allora, oggi più che mai, il nostro stare insieme è fondamentale. Vivere il centro, perché altrimenti c'è un distacco, è un chiedere un servizio e dare un servizio. In realtà non è questo quello che l'AIFAS vuole fare, vuole continuare a fare. Il centro deve essere vissuto dalle famiglie, solo così si può raggiungere il meglio, secondo me, perché magari io posso indirizzare un'attività che non è consona, e allora se un genitore, anche con le critiche costruttive, io le chiamo così, li possiamo vedere insieme, possiamo
Ma a volte ci sono genitori che non si avvicinano mai, per loro è solo un servizio, però per la maggior parte sono sempre qua vicino a noi e questo mi riempie di gioia. Per esempio una cosa bellissima che sono riuscita a fare è portarmi, quando mi porto i ragazzi in gita, tutti i genitori che vogliono venire con noi, io sono contenta perché lì, in quel momento, siamo una grande famiglia, il genitore è molto più consapevole e più vicino agli operatori, perché a volte si alzano dei muri, perché il genitore chiede all'operatore magari qualcosa che è impossibile. E allora in questi istanti, quando siamo fuori, quando siamo anche qui per festeggiare un compleanno, per fare qualcosa insieme, per una festa natalizia, noi cerchiamo sempre di coinvolgere il genitore, perché altrimenti è una cosa astratta ed è un continuo chiedere, qualcosa a cui a volte non possiamo dare risposte. Allora, ora dobbiamo fare un altro gioco. Intanto mettiamoci qua che vi spiego com'è il gioco. 1, 2, 3, 4, 5. Che colore è questo? Non l'ho capito. Siamo sicuri? Va bene. Che colore è questo? Bravo. Che colore? Blu. Va bene. Corriamo e dobbiamo correre questa volta velocissimi. Proprio veloci, veloci. No? E poi quando io dico stop, vi dovete posizionare, vi dovete mettere dentro il cerchio. Via! No, 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 no! Non è vero, non si può fare! Vai, vai, non si può fare! Correre! Correre, non si può fare! Forza! Forza! Staccarsi dai nostri figli non è facile. Non è facile perché tu pensi che gli altri non abbiano l'attenzione che tu genitore hai dato in quei 10-15 anni ai tuoi figli, perché di solito è sempre quella l'età quando si comincia a pensare a qualcosa che non sia appunto la scuola, perché la scuola finisce, non hai più alcun posto dove loro possano passare le loro giornate. E quindi a malincuore si deve accettare il centro diurno. E lo dico con serenità perché anch'io ho fatto questo percorso angoscioso. Quindi capisco benissimo i genitori che si approcciano al centro, perché è molto doloroso. È un lutto che si deve elaborare pian piano. Quindi forse chi viene adesso, chi è venuto negli anni, è più agevolato da questo. Io questo percorso me lo sono dovuta percorrere da sola, perché non c'era nessuno che mi aiutava. E non è stato facile. Quindi c'è sempre tanta delicatezza da questo punto di vista nei confronti dei genitori. Perché piano piano si deve accettare la diversità, perché venire al centro vuol dire accettare la diversità del proprio figlio. Quando si prende consapevolezza, ecco, si arriva ad essere, a volte è una parola un po' strana, ma anche a essere un poco felici. Non del tutto, però si arriva ad avere anche una serenità a casa, una serenità col coniuge, perché non dimentichiamo che l'handicap tocca tanti aspetti. Sarebbe lungo qui parlare di tutto quello che accade in una famiglia, però se riusciamo ad avere consapevolezza dei limiti dei nostri figli, allora sì che possiamo fare un percorso sereno. Quando l'AIFAS è nata ha sempre privilegiato per i ragazzi e per i suoi ragazzi le attività sportive
L'attività sportiva, già per una persona detta normodotata, sappiamo l'importanza che lo sport ha, ma ancora di più per i nostri ragazzi. È importante dire che ognuno di loro sceglie quello che vuole fare in campo sportivo. Ognuno per le proprie abilità e per quello che si sente di fare, perché è giusto che anche loro abbiano la possibilità di scegliere e che nessuno gli imponga quello che bisogna fare o che devono fare. E questo gli serve sia per accrescere la loro autostima, ma anche per creargli quel benessere di cui hanno bisogno. La vita all'aria aperta, la piscina, il contatto con l'animale quando fanno equitazione, tutto li rende più liberi e acquistano molte abilità e soprattutto anche delle competenze. Durante la settimana il centro prevede tantissime attività sportive. Ci sono i ragazzi che fanno equitazione, ci sono i ragazzi che vengono coinvolti nella piscina, ci sono i ragazzi che vengono coinvolti nell'atletica leggera, che forse è lo sport, uno degli sport più impegnativi, dove ci vuole tanta tenacia, tanto impegno e soprattutto tanto lavoro. Perché l'atletica è fatta di molto allenamento, di molto sacrificio, e molti dei nostri ragazzi riescono a fare questo. Un importante obiettivo che abbiamo raggiunto è quello di diventare professionisti, di formare degli atleti professionisti. E quindi nel 99 abbiamo costituito una polisportiva e la polisportiva è stata affiliata a una importante federazione che si occupa di sport per i disabili con disabilità intellettivo-relazionale. Noi ogni anno partecipiamo, i nostri ragazzi, la nostra squadra partecipa ogni anno alle gare regionali e alle gare nazionali. E questo per noi è un importante confronto che ogni anno sia noi organizzatori che i ragazzi aspettano per confrontarsi non solo fra di loro, ma con le diverse realtà del resto della regione e del resto della nazione. Comunque l'attività sportiva viene fatta anche dentro, perché non dimentichiamoci che i nostri ragazzi non sono tutti in grado di uscire. Ci sono anche quelli che purtroppo non possono perché hanno dei problemi un po' più gravi e quindi portiamo lo sport dentro il centro attraverso la psicomotricità, una ginnastica più dolce che li porti a rilassarsi facendo un po' di movimento. Fa il compleanno quest'anno ed è l'AIFAS, quest'anno compie 20 anni e in questi 20 anni possiamo dire che tante cose sono cambiate. Siamo partiti da una stanzetta e siamo arrivati ad avere 400 metri quadri di spazi dove ogni giorno si intrecciano le vite di tantissime persone, ma non solo dei ragazzi, si intrecciano le vite degli operatori, delle persone che ogni giorno ci vengono a trovare, di chi si incontra per strada. Ecco, possiamo dire 20 anni di incontri delle persone più disparate, perché noi diciamo che i disabili sono loro, ma i disabili siamo anche noi, perché per vivere tutto questo in 20 anni si deve essere un po' pazzi, noi diciamo sempre che non siamo normali, però poi chi lo dice che cos'è la normalità? Vent'anni che forse solo in questa settimana mi rendo conto veramente, da quando abbiamo deciso di festeggiarlo e questa settimana, forse addirittura con questo video, per tutto quello che è stato, quello che sarà l'AIFAS. In ogni caso un sogno che si è realizzato, a cui forse 20 anni fa anch'io non credevo, e veramente lo dico col cuore aperto, io non ci credevo e forse questi ragazzi, i miei figli, mi hanno portato a scoprire delle potenzialità che non pensavo di avere. E in tutto e per tutto, ma io devo sempre ringraziare tutte le belle persone che ho avuto dietro di me. Mia sorella, mia figlia, mio marito che mi ha sostenuto tantissimo e tutti gli operatori che negli anni
sono passati, quelli che sono rimasti accanto a me, ma persone che ci hanno creduto, perché sì, io magari avevo un sogno, forse sono stata brava a trasmetterlo agli altri, però adesso mi rendo conto con questa grande festa che ce l'abbiamo fatta e io non chiedo più niente, solo di continuare e di rivederci qua fra 20 anni. Il mio sogno non finiva col centro diurno, con la residenzialità occasionale, no, io pensavo sempre al dopo, quando io non ci sarei stata più. Questo è, penso che non sia solo un mio pensiero, ma il pensiero di tutti i genitori. Quando noi non ci saremo più o che non saremo in grado di gestire i nostri figli, perché noi diventiamo sempre più grandi, diventeremo vecchi e loro diventeranno adulti. E quindi questa cosa ci ha sempre fatto pensare, ci ha fatto riflettere, ci ha angosciato soprattutto. E quindi il mio pensiero era di fare e di avere soprattutto una struttura, una casa per i nostri figli, per quando noi non ci saremo più. E nello stesso tempo delle persone che l'avrebbero seguita in un certo modo, perché seguire i nostri ragazzi non è facile, per tanti motivi, perché loro magari non si sanno esprimere, quindi li dobbiamo sicuramente capire col linguaggio non verbale, e questo è molto difficile. Quindi abbiamo degli operatori specializzati, degli operatori che devono essere per quanto possibile sempre uguali, e tutto questo è stato possibile realizzarlo in queste strutture, sia all'AIFAS che alla Nuovo Orizzonte. Ma in ogni caso la tranquillità per noi genitori di avere un futuro per i nostri ragazzi, così come lo si fa per i nostri figli cosiddetti normali. Gli abbiamo dato un futuro, secondo me è come quando ad un figlio gli si compra una casa. Beh, noi abbiamo comprato una bella villetta per i nostri ragazzi. Questo progetto di vita che è il Dopo di Noi è stato per me il mio progetto di vita, non è stato soltanto il progetto di vita dell'AIFAS o dei genitori, ma anche il mio, perché anche io mi sono, come dire, ritrovata a progettare la mia vita in funzione di questo obiettivo da raggiungere. E l'abbiamo raggiunto 10 anni fa ed è stato molto molto bello. Appena aperti noi subito abbiamo avuto i ragazzi, perché c'era il bisogno, la necessità. Mi chiedevano i comuni, le famiglie dove andare. Infatti la casa si è riempita in 2 mesi dalla nascita, si è subito riempita. E quindi questo è stato un po' un orgoglio nostro, è un orgoglio tuttora, perché quando le persone entrano in questa casa ci dicono sempre: questa non è la solita casa famiglia, qui si vede che si vive la casa, qui si vede che è una casa diversa. Non lo so, anche forse quando tu entri e vedi i ragazzi, anche il semplice fiore, la semplice pianta che trovi, il camino in inverno acceso, i ragazzi attorno al camino, è una cosa che non vedi in tutte le comunità, in tutte le strutture. I ragazzi che entrano all'AIFAS o che vengono qui vengono accolti come se fossero in famiglia. In realtà non è una, come dire, un'istituzione la nostra, bensì è come se fosse una grande famiglia. Per chiunque arrivi o acceda,
L'accoglienza è come quella che si può fare ad un figlio, ad un parente, a qualcuno che è della propria famiglia. Questa è una delle strutture in Sicilia, l'unica che si trova in Sicilia del Dopo di Noi, in regola, perché ci sono anche strutture che magari non hanno i 10 posti letto, non hanno gli standard regionali. E la regione, quando ci chiama per diversi sondaggi, ci dice che è anche l'unica nel sud dell'Italia. Quindi questo è un orgoglio, perché siamo riusciti, insomma, a far nascere questa comunità. La Nuovi Orizzonti, Villa Nuovi Orizzonti di Scoglitti è una comunità alloggio per ragazzi disabili e si rifà ad una casa, una vera e propria casa dove abitano 10 ragazzi con disabilità e con difficoltà da parte dei genitori ad accudirli. Ecco perché è Dopo di Noi. Qualcuno non ha più genitori, qualcuno ce l'ha, però hanno difficoltà nel gestire proprio la patologia del proprio figlio, la disabilità del proprio figlio. È una casa che rispecchia gli standard di una legge regionale e standard sia strutturali che organizzativi che di personale. È strutturata su 3 livelli, è una struttura residenziale innanzitutto, su 3 livelli. Diciamo che un piano è riservato ai ragazzi, dove ci sono le stanze per i maschietti, diciamo in questo modo. Un piano invece è riservato alle ragazze e alle zone comune dove si mangia insieme, si vede la televisione, eccetera. E un altro piano invece è un altro piano comune dove si fanno le attività, i laboratori che però sono aperti anche all'esterno, per cui persone anche esterne, non della residenti in comunità, possono venire, sempre con disabilità chiaramente. Noi proponiamo dei laboratori, possono frequentare appunto questi laboratori. Questo ci serve appunto per aprire questa casa all'esterno e cercare di integrare sempre di più i nostri ragazzi. Penso che la Nuovi Orizzonti non avrebbe potuto avere la gloria che ha se non ci fosse stata l'AIFAS così come è stata condotta negli anni. Quindi faccio un augurio all'AIFAS per questi 20 anni e che ce ne siano altri, non 20 ma 50 e 100. Allora ragazzi, andiamo a letto che è tardi. Ehi ragazzi, qua, venite! Dai, forza, dai! Forza, sistemiamoci, dai! Ce l'hai? Utile per loro, vabbè, ma no, non mi farai ucciù, vai, ma poi una cosa non è spontanea, dai, non mi piace. Mare, stiamo riprendendo. Di lottare. In questo momento c'è bisogno di lottare insieme. Aspetta un attimo che lo rifacciamo questo. Vivere sempre a 360 gradi il loro territorio, per cui... Scusa Vituccio, questa è la stanza di me. Scusa un attimo che chiamo rinforzo. Poi tagliate le cose che non vi piacciono.